Sinceramente non ricordavo neanche più com'era iniziare un video post partita della Roma, contento, soddisfatto della prestazione della nostra squadra. Per carità, comunque in questa stagione delle 3 vittorie che hai fatto o giù di lì, comunque almeno quella con l'Udinese è stata importante, però ci ricordiamo tutti com'era quel momento. L'esonero di De Rossi, una nuova squadra che in teoria avrebbe dovuto cominciare un nuovo percorso, quindi me la sono goduta fino a un certo punto. Penso che probabilmente è da Roma-Milan di Europa League che non arrivo al fischio finale contento, soddisfatto della prova della nostra squadra. Sarei stato contento anche se fosse finita 2-1, però conscio del fatto che perderle tutte sicuramente non è un aspetto positivo, e sicuramente quando tu vai negli spogliatoi dopo un'ottima prestazione, perdendo anche questa volta, diciamo che la positività ottenuta con la prestazione si scontra con la negatività della sconfitta. Ed invece all'ultimo siamo riusciti questa volta noi a beffare i nostri avversari con un gol di Mats Hummels sotto porta. Mai come questa volta sono veramente contento che abbia segnato un giocatore in particolare. Io, lo sapete, ma penso che tutti i tifosi della Roma siano d'accordo, può segnare chiunque in questo momento. Non è che uno dopo va a vedere se ha segnato Dovbyk, Pellegrini, Dybala, Hummels o chi sia. Però se mi avessero detto la Roma pareggia al 91esimo, scegli il giocatore che trova il gol, io avrei detto Hummels, tutta la vita. Perché, è un giocatore è stato finora molto sfortunato. Perché? Sicuramente c'è stato il ritardo di condizione dovuto alla sua età non più giovanissima, e il fatto che non abbia praticamente fatto nessuna preparazione estiva sicuramente lo ha penalizzato. Però è chiaro che è sembrato a tutti troppo strano che non potesse giocare neanche un minuto. Le 3 partite che ha giocato finora sono 3 partite del cavolo, scusate un po' il francesismo, perché una era a Firenze sotto 4-1 e con un giocatore in meno, l'altra era a Napoli e contro la capolista, quindi non parliamo di partite talmente semplici che anche un giocatore mediocre sarebbe riuscito a uscirne bene. Ha fatto i suoi errori, però è chiaro che comunque c'è stato... anche da considerare il livello degli avversari che è andato ad affrontare. Anche oggi è successa la stessa cosa, dopo 2 minuti si è fatto beffare in velocità dal diretto avversario e ha regalato un rigore praticamente all'inizio. Là giustamente io ho pensato, porca miseria, c'era un motivo del perché non giocava. Ma la cosa che mi è piaciuta, al netto del piccolo errore anche in occasione del 2-1, è la voglia e il carattere che ha dimostrato per tutto il resto della partita. Qualcuno di voi che magari non ha visto la gara potrà dire, come fai a essere contento di un giocatore che sia segnato alla fine, però comunque fino al 90esimo sui 2 gol presi aveva in tutte e 2 delle responsabilità? Perché l'ho visto sul pezzo, ha fatto degli interventi in mezzo al campo, infatti la voce che mi manca non è per mal di gola ma è per colpa sua, tra virgolette. Ha fatto degli ottimi interventi in mezzo al campo, l'ho visto lucido, concentrato. È chiaro, fisicamente magari se trova un giocatore veloce non gli può stare dietro, però l'ho visto intelligente nell'anticipare mentalmente il diretto avversario, nell'andare sul pallone prima che il pallone arrivi da lui, non so se mi spiego. E questo è stato secondo me l'aspetto che ha portato la Roma ad uscire tutto sommato indenne dalla trasferta di Londra. Non è un punto che mi fa essere ottimista per l'Europa League in sé, perché in realtà che tu stasera vincessi, cioè se tu facevi 3 punti, 1-0, cambia poco, cioè in realtà l'obiettivo della Roma se è di restare in Europa League è di fare i playoff. Credo che ormai le prime posizioni te le sei giocate abbondantemente, perdendo con l'Elfsborg e pareggiando con l'Union Saint-Gilloise e col Bilbao. Quindi anche se avessi vinto non è che cambiava nulla, se non eri 24esimo eri 16esimo, però è un risultato che serve soprattutto per il morale, perché anche i giocatori secondo me questa sera si sono resi consapevoli di poter giocare a calcio. Il problema grosso della Roma in questa stagione è il fatto che secondo me gli stessi giocatori erano sfiduciati, non per le qualità tecniche quanto più per quello che si vedeva sul campo. Facevi partite buone, loro con un tiro, chiunque fossero, ti segnavano. Facevi partite discrete, l'episodio, l'errore del singolo ti portava a perdere. Costantemente, magari partite che in periodi più fortunati avresti vinto o pareggiato, le perdi.
la squadra poi è andata a sfiduciarsi, come se aspettassero loro stessi l'errore che ci faceva perdere la partita. Ed invece questa sera ho visto una squadra appunto sicura dei propri mezzi, una squadra che anche di fronte all'avversità, anche di fronte a un avversario comunque ostico che non ci scordiamo ha fatto 4 pappine in casa del City, in crisi quanto volete, ma sempre il Manchester City si tratta. E ciò nonostante comunque tu sei rimasto sempre sul pezzo, giusto nella parte finale del primo tempo dopo il 2-1 sei andato un po' in confusione, con meriti ovviamente anche dello stesso Tottenham che comunque ha giocatori di qualità. Ci hanno lasciato giocare, diciamo che il loro stile di gioco è quello, cioè giocano loro ma fanno anche giocare, e la Roma ne ha approfittato. Magari in altri momenti saremmo stati più guardinghi, nel senso che sì, non osiamo più di tanto, manteniamo il possesso e finisce là. Invece ho visto una squadra che ha reagito alle avversità, che poteva essere non solo il gol dopo 2 minuti e il 2-1 successivo, ma anche i 3 gol annullati per fuorigioco. Ora, qua bisogna aprire un capitolo Dovbyk. Il giocatore in sé non mi è neanche dispiaciuto troppo, però veramente su 8 occasioni offensive 8 volte era in fuorigioco. Adesso io penso sul gol che ha segnato ci sono poche polemiche, nel senso che non possiamo lamentarci di errori dell'arbitro sui gol annullati perché sono 3 gol in fuorigioco, lì c'è poco da dire. Però veramente lì c'è stata un'occasione millimetrica, nelle altre 2 occasioni invece era abbastanza più netto. Però porca miseria, io capisco che lì sul campo non è facile capire quando sei in fuorigioco o meno, ma alla 7ª o 8ª volta ti dico svegliati, piuttosto stai leggermente dietro col rischio che non ci arrivi, ma almeno stai lì, cioè ok stare al limite perché anche un centimetro può essere positivo o può cambiare diciamo le sorti dell'azione, però porca miseria, questa volta è stato sempre in fuorigioco. Poi secondo me il giocatore è valido, ne sono sicurissimo, però diciamo che non, in questa partita me ne sono accorto più per il suo fuorigioco e la bandierina del guardaline baffuto, che sembrava Super Mario, piuttosto che per altro genere di occasioni. Però in realtà vi dico la verità, oggi non mi sento di recriminare nessuno, giusto Zalewski mi ha fatto imprecare un pochettino alla fine quando non ha controllato un pallone, ma chiaramente non è che adesso sto qua a prendermela con lui in un'occasione del genere. Mi sono piaciuti tutti, veramente, mi sono piaciuti tutti dal primo all'ultimo, al netto chiaramente di qualche errore, mi sembra ovvio, nel senso, cioè non è che abbiamo dominato in casa del Tottenham, è stata una partita che da esterno mi sarei goduto 100.000 volte di più, avrei detto che spettacolo, occasioni da una parte e dall'altra, la traversa di Angeligno, quella di Pedro Porro, 2 gol da una parte e dall'altra, tante occasioni, partita viva fino alla fine, con lo stadio in fibrillazione per mantenere il risultato e il gol nel finale di quello che aveva procurato, il gol dell'1-0. Veramente è stata una partita secondo me spettacolare, cioè indipendentemente dalla prestazione gagliarda della Roma è stata proprio una partita bella da vedere secondo me. Quindi anche il Tottenham secondo me non ha giocato male, avessero vinto magari sarebbe stata una vittoria sporca, però non sarebbe stato uno scandalo, così come secondo me non è uno scandalo che la Roma esca fuori da qui con un punto. Non voglio esagerare dicendo che meritavi la vittoria, perché comunque se vai a vedere anche loro hanno avuto un bel po' di opportunità, ma in realtà sono state opportunità che in questa partita specifica mi hanno più fatto pensare alle qualità dei nostri avversari che a degli errori nostri. È vero, sull'1-0 c'è l'errore di Hummels, sul 2-1 c'è l'errore sia di Hummels prima che di Angeligno poi, però poi per tutto il resto della gara comunque le occasioni che il Tottenham si è venuto a creare sono state più secondo me per le qualità innegabili dei singoli piuttosto che per degli errori gravi dei nostri giocatori. Questa è la sintesi del mio discorso. E che dire, ci sarebbe tanto da dire in realtà. Dybala ha giocato un tempo tutto sommato buono, anche se comunque anche lui mi sembrava un po' così così. Bene che sia tornato Saelemaekers, finalmente è tornato Saelemaekers, sono contento perché comunque è entrato molto molto bene. Quel bravissimo giocatore di Bentancur ha fatto una scivolata killer da mezzo arancione, porca miseria, di tutti quelli che doveva prendere, proprio quello che era entrato da 2 mesi e mezzo fuori per infortunio, mannaggia te. Benissimo anche Koné, sebbene deve un po' capire che, porca miseria, devi inquadrare un po' lo specchio della porta. E però per il resto veramente anche lui dominatore in mezzo al campo. Tutti mi sono piaciuti. Ah, e un ultimo appunto, non me la voglio certo prendere con i singoli, non è che la Roma è in questa situazione per un problema di singoli, mi sembra ovvio, però in mezzo al campo hai tolto Cristante, hai tolto Pellegrini e la squadra ha girato bene. Potrà essere una coincidenza, quello che volete voi, però io credo che ora come ora
da questa prestazione devi ripartire. E come fai a ripartire? Facendo giocare quei giocatori che sono meritati lo spazio giocando bene oggi. Quindi Paredes, che al netto di tutto ha fatto una buona gara, al netto di qualche errorino qui e là, Hummels, che al netto dell'errore all'inizio comunque poi ha giocato secondo me un'ottima gara, Koné, anche su lei comunque non è entrato male. Comunque devi puntare su questi giocatori e questo modulo. Poi non si potrà fare sempre questo contro chiunque, bisognerà anche un po' adattarci ai nostri avversari, però bisogna ripartire un po' da quei giocatori, perché per me la rosa della Roma non è così scarsa. Se la paragoniamo a Fiorentina e Lazio, che stanno facendo 10.000 volte meglio di te, non c'è una differenza così abissale tecnicamente parlando, e questo mi fa essere un po' più fiducioso, perché vuol dire che una volta che ti ritrovi dal punto di vista mentale, poi i risultati, si spera, arriveranno di conseguenza. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere qua sotto nei commenti invece voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto per un altro video, spero domani di avere il tempo di fare le pagelle post partita, non ve lo assicuro, però vi prometto che ci proverò. Sempre comunque Forza Roma, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!